Benvenuti, sì, diamo il benvenuto ai signori per l'estate da Rio 2018 e auguriamo un buon divertimento. La nona sinfonia in re minore per soli, coro, orchestra di Ludwig van Beethoven ha aperto la terza rassegna musicale Un'estate da re. Ad accogliere lo spettacolo La Peria, nel giardino inglese del Parco Reale di Caserta, diretto dal maestro Juraj Valcua, premiato come il migliore direttore d'orchestra dell'anno. Un vero e proprio teatro naturale sotto le stelle, ideato dallo scenografo Nicola Ruburtelli, arricchito da un imponente palco che ha accolto i circa 200 protagonisti dello spettacolo inaugurale. Un'estate da re di quest'anno propone 10 appuntamenti e si concluderà il 7 agosto, con il gran finale affidato al duo Jonas Kaufmann e Maria Gresta. Nato da un'idea del presidente Vincenzo De Luca, la rassegna diretta dal maestro Antonio Marzullo è organizzata dalla Regione Campania con la società SCABEC, la partecipazione della direzione della Reggia e del Comune di Caserta, il contributo artistico del Teatro di San Carlo e del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Ascoltiamo Antonio Marzullo e la sovrintendente del Teatro San Carlo, Rosanna Purchia. La nona di Beethoven. Una meraviglia delle meraviglie, non ci sono parole per descriverla. Aspettiamo che parli solo la musica, è una cosa veramente di altissimo livello. Nel segno di Beethoven, ma soprattutto nel segno della continuità, e questa è la cosa più importante che la regione ha voluto, quello di perseguire un progetto, di farlo crescere, farlo sviluppare. L'obiettivo della rassegna è quello di valorizzare il patrimonio culturale di questo territorio, offrendo delle occasioni uniche che uniscono alla bellezza dei luoghi l'esibizione di artisti di calibro internazionale. Più che concerti e spettacoli, infatti, Un'estate da re promette l'esperienza della bellezza con i concerti e le rappresentazioni alla Peria, quello di Uto Ughi nella Cappella Palatina della Reggia e le opere al Belvedere di San Leucio. Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, ed Ettore Cinque, assessore regionale al bilancio. Sono fierissimo di presentare alla Campania questo teatro all'aperto che è un vero miracolo, ristrutturato grazie alla Regione all'interno del giardino inglese, che è uno dei giardini più belli del mondo, con dentro l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo, che è una grande istituzione internazionale. Quindi abbiamo tre cose insieme in un'unica serata, tre cose formidabili, e dobbiamo poi col lavoro quotidiano meritarci tutto questo ben di Dio. È questo luogo che è meraviglioso, questa cornice splendida, una serata fresca, meravigliosa, con un'orchestra e uno spettacolo che grazie alla Regione Campania che finanzia questi eventi si riesce a realizzare.